Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti a questo secondo appuntamento di Rural in Action. Vorrei dire giusto qualche parola sul workshop per spiegare perché siamo qui e come è iniziato questo progetto. Da un anno e mezzo ci stiamo dedicando all'idea dell'utilizzo del rurale attraverso social engagement practices, pratiche sociali nell'arte. Grazie ai laboratori dal basso e al loro appoggio, abbiamo pensato di invitare una serie di tutor che potessero condividere con noi mezzi, metodi, metodologie che hanno utilizzato nella loro pratica artistica proprio per l'attivazione del rurale, per lo studio del rurale, per l'analisi del rurale, dell'agricoltura e tutte le idee connesse a quella che è la produzione di un bene comune. Abbiamo già realizzato una puntata a Cerignola, l'artista che avevamo invitato allora si chiamava Luigi Coppola e con lui abbiamo trascorso 3 giorni lì sviluppando un laboratorio con delle persone, diciamo, addetti e non addetti ai lavori, quindi non per forza artisti. In questo caso invece abbiamo invitato un'artista spagnola, Asunción Molinos Gordo. Lei viene da Burgos e si dedica dal 2006 a una ricerca sull'agricoltura e sull'attività contadina. La ricerca è partita dall'Egitto, lei sicuramente ha comunque già una connessione molto forte, perché viene da una famiglia di contadini, quindi ha un interesse anche a livello familiare. E quello che cercheremo di fare in questi 3 giorni è proprio esplorare la sua pratica e capire come quello che Asunción sta cercando di sviluppare nel Medio Oriente possa essere riattivato nella zona della Capitanata, quindi nella zona di interesse per Vessel, che è l'associazione che presenta il workshop oggi. Asunción vi presenterà più nel dettaglio quali sono le attività che verranno sviluppate nell'arco dei 3 giorni. Vorremmo ringraziare il Laboratorio dal Basso, vorremmo ringraziare Masseria Sant'Agapito per ospitarci e Angelica. Quindi anche questo è importante, dire che ci troviamo in un contesto che è un contesto del countryside pugliese ed è stato bellissimo ritrovarci anche con delle persone con le quali sentiamo di condividere dei valori comuni. Per tutti coloro che sono venuti oggi vi invitiamo a partecipare al workshop anche nelle altre giornate in modo da diciamo studiare fino in fondo, analizzare fino in fondo quello che Asunción sta cercando di condividere con noi. Grazie. Yeah. So, hi everybody. First of all, sorry because I'm going to speak in English. I have no knowledge of Italian. I speak Spanish and Arabic. We can use it as a, you know, like extra languages in case we need to like clarify something. If anything is unclear, either because of my English, my accent, or the things I'm saying, we just stop. And because at the end of the day, this is an open conversation. Everybody here is okay with the English, or is someone who has problems? Everything is okay. Yeah. Okay. Good. Well, first of all, to thank Vessel to invite me and to be here today with Rural in Action, and to all of you for to come here for the workshop during these 3 days. So basically, what I brought today and for these 3 days to share with you is that this term that is cultural sovereignty. Cultural sovereignty is a cocktail that I made mixing a pre-existing concept called food sovereignty, then probably most of you are very much aware of it. So just by just opposing and removing the word food and putting it in its place, cultural, what I'm going to do with you during these 3 days is a common exercise to try to apply an idea that comes from the pensamiento campesino, from the forms of knowledge produced by small farmers and peasants, and to try to adapt this terminology into our cultural practices. So I don't know if this is clear,
We are going to start with very rough theoretical maybe introduction, but later on I'm going to bring examples that can very much answer all of the questions, and we can understand the thickness of the theory into very, very clear like art projects that I develop in different contexts. And the ones that I brought for this workshop are actually from Spain, rather than from Egypt or from my practice within the Middle East, because of the connection between Italy and Spain, I mean, is much stronger, and we can totally relate. So one of the things I should probably mention before anything else is like every artist in their practice, they have an influence. Some artists are influenced by the same history of art, or by other artist practitioners, or by other thinkers, or by other philosophers, or by other practitioners. So in my case, in many, many situations when I've been confronted to answer the question, yeah, who is your, you know, your influence, or where your way of producing, a way of thinking comes from, and answering questions like, are you a Marxist? Are you a Leninist? You know, I mean, I never have a clear answer to this question, and at the end, I just came out to the conclusion that my influence don't come from the intellectual discourse formulated under, you know, like Leninism or Marxism or political, you know, frames that have been applied to our contemporary world. The way in which I've been influenced and the tools that I use don't come from academia necessarily, and don't come from these established discourses, but come from pensamiento campesino, you know, from the ways in which the knowledge production take place within the countryside and by farmers, by small farmers and small producers, that in my opinion and under my years of practice, I came out with the conclusion that the way I relate to these farmers or these peasants or these small producers are not, you know, just like people who produce cauliflowers and tomatoes, no? It's like, que cosa el pomodoro, it was saying Angelica last night. At the end, it's not about like, okay, these are the people who are feeding the world and are providing us with all of this food, and that's what they do. I mean, what they do is much bigger than producing pomodoro or producing potatoes. I mean, the international peasantry or the international farmers are producing an amazing and never-ending source of knowledge, you know? They are not only dedicated to the food, they are also dedicated to understanding the world in which we live in, just like anybody else. So the same way in which a doctor understands the world through their practice in the hospital, a farmer understands the world through their practice in the countryside. And within this practice, there are many things that come out, you know, like sometimes in the form of very easy to identify culture. So if a farmer produce a piece of poetry, everybody will understand that this piece of poetry is a cultural product. But sometimes farmers produce ideas and produce a lot of like knowledge, but it's not formulated in something that we can identify. A farmer, okay, that makes a painting, this is a cultural product. But maybe a farmer who produces in a non-formal way, a specific outcome, like a way of understanding you know, the weather, a way of understanding the personal relationships. How do you, you know, like relate to others in the morning? How do you greet someone? So the people in the city will greet their friends in the morning in one way, and then the farmer in the morning will greet everybody in a different way. So within the social relationships that farmers construct and they relate, they sometimes, I mean, it just happened in an invisible way, so it doesn't get appreciated. I don't know if this is complicated, but I mean, from your experience, I mean, can you think of an example in which you've been encountered with this kind of form of knowledge coming from farmers themselves or from your colleagues? I mean, can you bring an example? This is an open question. I know that couldn't be formalized. Yeah, I mean, like,
forms of ideas, or you know, it can have happened in a, here in the bar while you have a coffee, and just somebody's you know, sharing a piece of information or sharing an idea with you in a very casual form, and it's not like you cannot spot it as okay, this is a cultural product. Okay, never mind, we can come back to this later. Anyway, so, I mean, maybe again, so these are just some notes, you know, and again, I'm just gonna repeat a couple of ideas to make sure that this is clear. So, yeah, actually, rather than just repeating these ideas, I really want to know from you. Actually, I really want to know from you if you have to describe the job of a peasant or a small farmer, how you describe it? What do they do? When you don't think about making potatoes, when you think about other things. I think that you speak Spanish is better for my sí. Farmer. Vale. Vale. Sí. Okay. Sí. La pregunta, la cuestión es, los pequeños productores, los agricultores, los campesinos, en el mundo la gente solo piensa en ellos como productores de comida, como productores de patatas, cereal, uvas, pero el trabajo del agricultor es también intelectual, también es un trabajo de pensamiento. Los productores pequeños y los campesinos no solo producen aceitunas o aceite, también producen ideas. Y estas ideas son invisibles. Nadie las ve porque todo el mundo piensa, el agricultor solo es un hacedor de patatas, un productor de patatas. No es un productor de ideas. El que produce las ideas es el intelectual, o es el artista, o es el doctor de la universidad. Pero los campesinos producen ideas en su práctica habitual todos los días, pero son ideas que son invisibles. En mi práctica como artista, yo miro las ideas y escucho las ideas de los pequeños productores. Ahora la pregunta es, ¿vosotros cómo entendéis el rol del campesino o el trabajo del campesino? Y sois, habéis experimentado un encuentro genuino de cambio de información que no es formal, sino informal, y que se pueda identificar. No sé si está claro. ¿Sí? Sí. El problema es, sí, el problema es que nosotros, la gente de campo, tampoco lo identificamos, porque es una cosa normal. ¿Sabes? Cuando tú tienes una conversación con un campesino, no estás pensando, ¡ay, esto es un intercambio intelectual! ¡No! Es una conversación normal. Pero en estas conversaciones tienen mucho valor, y este valor no lo vemos nadie. Nosotros, la gente de campo, no lo vemos porque es normal, y la gente de la ciudad no lo ve porque piensa que los agricultores solo producen patatas. Loro hanno un'idea forte. Allora, io, per me l'idea di campesino è quella che ho messo in pratica, è culturale, perché la cultura è di cibo e di quello che tu porti nella campagna, che è quello che tu sei, no? Quindi io non sono solo olive, olio, ortaggi, ma fare anche le cose. Quindi
è una mescla, si dice, no? Di cultura, nel senso cultura e coltura, una sorta di esperimento di questo tipo. E chiaramente tutto passa attraverso il biologico, perché la prima preoccupazione è ricercare una sostenibilità in quello che si fa oggi, perché non serve più produrre tanto, ma produrre bene qualità. E questo, diciamo, è il ruolo che forse oggi sentono di più i campesini in generale. E quindi sentiamo di avere una grande responsabilità rispetto alle cose che si fanno, e ognuno nella sua maniera. Io adesso, cercando di produrre quello che anche facciamo mangiare nell'immediato, senza grandi obiettivi, no? E di farlo bene. Lui è per la salvaguardia del seme, un altro sperimentatore grosso, però voglio che dicano ognuno magari la propria esperienza di campesino, perché noi ci incontriamo e siamo un po' dei cospiratori, è vero, perché ci stanno quelli che fanno la cospirazione salvando il seme per toglierlo alle multinazionali, riappropriarci dei nostri prodotti, togliendoli al Monsanto e tant'altri, insomma. Quindi è una responsabilità anche rivoluzionaria, in qualche modo dalla campagna parte anche una rivoluzione, quindi sappiamo che si parte dalla terra, proprio dal basso, più basso di così, c'è il sottosuolo in cui si semina, quindi cerchiamo anche di andare in laboratorio dal sottobasso, e questa è la responsabilità. Adesso passo a Massimo, loro hanno come me agriturismo e masseria didattica, quindi lavorano da più anni in queste cose anche. Passo la parola. Allora, io sono Massimo Fragassi, masseria didattica e agriturismo, in una zona, diciamo, circondata da boschi, Orsara di Puglia. Diciamo, la mattina quando mi sveglio viene tutto naturale, nel senso che guardo il bosco, guardo gli animali, quindi è un istinto naturale andare verso di loro. E farli, diciamo, anche non solo dargli da mangiare, ma anche farli proprio sentire bene, farli sentire a contatto con me, che sono, diciamo, colui il quale deve assisterli e deve, diciamo, dirigere un'azienda. Per esempio, andare nel bosco a raccogliere legna e fermarsi al suono dell'uccello, a qualche suono di altri animali, è sempre una sensazione che fa stare bene, almeno a me. Penso comunque chi è che sta in campagna sia la stessa sensazione. Poi, appunto, nell'agriturismo abbiamo un orto dove vengono coltivati diversi ortaggi, sempre in maniera naturale, senza aggiunta di nessun tipo di genere di cose chimiche. Quindi anche un'esperienza, quindi, diretta tra colui il quale produce e la gente che viene a degustare questi prodotti. La gente apprezza molto, perché vede, appunto, visivamente queste cose. Penso che comunque stare in campagna aiuti molto, anche dal punto di vista morale, mentale, anche le persone anziane, sia i bambini che gli anziani. Comunque i bambini, per anche la masseria didattica, possono svolgere delle attività e poi andare a casa a raccontare ai genitori, ai nonni, l'esperienza che hanno avuto in masseria. E gli anziani, comunque, è sempre una forma di stare a contatto con gli animali, anche con gli stessi cani, che io ho i cani, secondo me fa sentire bene dal punto di vista morale gli anziani. Quindi un contesto, comunque, che si può migliorare ancora con altre forme sia di produzione che di animazione. È tutto un mondo sia da esplorare che da portare, diciamo, avanti con miglioramenti in futuro. C'è sempre qualcosa da imparare, da riscoprire.
penso ho finito. Grazie. I understood, but I need maybe some input. Yeah. Scusate, faccio un attimo il punto. Exactly. Sì, mi ricordo, la Viera, qualcosa da guardare. Ma se no, no? Stava la fiera a ottobre, sì. Gli offrivano 5.000 euro. Hanno comprato un po' di moquette, le sedie erano le loro, i tavoli erano i loro, 5.000 euro. Si sente? Mi chiamo Massimo di Agriturismo Vellaneta insieme a Renato. If you want, I can speak English. Hablo también un poco de castellano, pero todo olvidado. No, muy bien. Posso parlare italiano, devo parlare inglese, che cosa? What I have to do? Yeah. Which language? I don't know. Francese, sì. No, o italiano o inglese, no? Because it's easier. Qualche parola, solo qualche parola. Or maybe I can do los dos, los italiano e inglese. Ok. Certo. You know, in Italian language, it's quite different from in English. The word culture. In Italian, you can translate cultura, agricultural, yeah, exactly, and yeah. Cultura with U for culture. Okay, it's different, and we love to say agricultura because yeah. we want to unite the two ideas. Mm-hmm. In our farm, because we are trying to we do biological culture, mm-hmm. and we try to explain to our customers, our tourists, mm-hmm. because we have an hotel and a restaurant, mm-hmm. We try to do culture with biological system, mm-hmm. permacultural system. Yeah. We are trying to do the all this, a different way to cook food, mm-hmm. to using food, a correct nutritional system for people. This is our aim. We are trying to do it day by day. Not easy because it's not easy to. To learn people how using a natural system of culture and how they can, each one can have a good health
buy good food. Mm-hmm. This is our aim. I am the cooker inside the restaurant, and I'm tried. And it's not easy. Mm-hmm. We are so very interested about art, mm-hmm. Because in my vision, cooking is a kind of art. Mm-hmm. Yeah. And we are trying to have relationship with different artists. Mm-hmm. For example, we have a friend last week. It's a musician and a painter. He's doing some studies, experimental studies, about the relationship between colors and music. And I want he do for me a study about food and sounds. So we want to organize 2 days in June about this argument. So this is the reason I'm here now. Great. I hope to learn something new for me. Yeah, I hope I can also offer something new for you. So it's very good that we are all now somehow tuned. We reach some kind of like common ground. You have a lot of personal experience. We are totally speaking the same language here. So I think for now, I'm going to jump directly. We can come back. So again, I'm just going to clear the way. So basically, during this workshop, the idea is to benefit from this one term, cultural sovereignty, that it comes from the peasant knowledge. And we are going to do this collectively. And what I want to do now, in a way, is just like start with the examples and just talk about specific cases of how an art project can help. Okay, I will start from a different place. Okay, doesn't matter. I cannot make this bigger. You think we can turn off this light so you can see better? Okay, so in one way, I think the main question in our practice, whether we are a farmer, whether we have a matzia, no matzia, the maceria didactica, or your project specifically, at the end, the main question, I think it should be, who are we working for? Who is our audience? You know, who are the people who are benefiting from our practice? Lo que estoy diciendo es, al final, en nuestra labor como agricultor o como persona encargada de un proyecto como es una masería didáctica, o un artista o un músico, es quién se beneficia de nuestro trabajo, para quién estamos trabajando, ¿vale? Entonces, hay como dos tipos, o no dos tipos, hay mil, pero hay como dos formas de pensar o dos públicos a los que mirar, ¿no? Por una parte tenemos un público local, que es, o sea, una, o no un público, una gente, un no sé cómo llamarlo, local, que somos nosotros y nuestras comunidades, y luego existe otras tipos que son ya internacional o tal. Entonces, cuando tenemos el elemento de turismo en el mundo rural, se encuentran de alguna manera los dos. ¿Estamos trabajando para nuestra comunidad o estamos trabajando para una comunidad que viene a través del turismo y nosotros somos los entertainers? ¿Sabes? Tenemos que, o sea, de alguna manera, también pensar en nuestro rol como agentes culturales, ¿va? Vamos a decirlo así, ¿no? O sea, ¿estamos trabajando para nuestra propia comunidad y para el beneficio de nuestra propia comunidad? ¿O estamos trabajando para entretener o para
No sé, para entretener, es que esta palabra no sé en qué, en italiano, ¿cómo se dice? Sí, entretener a los forasteros, que decimos en mi pueblo, ¿no? O sea, a la gente de fuera. Forastero aquí también se dice, ¿no? Pues genial. Entonces, yo ahora os voy a contar un proyecto que hice en mi pueblo. Yo vengo de un pueblo muy pequeño que solo tiene 80 personas y tenemos una serie de problemas, como todo el mundo, y... Y también nuestro problema es un problema de identidad. La cultura rural en todo el mundo ahora mismo está como en peligro de extinción. Somos una cultura que ha sufrido unos cambios tan salvajes y tan grandes que nos hemos perdido, ¿no? Y estamos buscándonos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Solo somos unos productores para que la gente de la ciudad coma? ¿O somos una civilización? Somos una civilización, ¿no? Somos una civilización que ha sido a veces derrotada, ¿no? O sea, en la batalla del progreso y en la batalla de la modernidad nos ha llevado por delante, ¿no? O sea, han venido toda la industrialización del campo, han venido toda esta idea moderna y estamos que no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, en mi pueblo... Yo desde pequeña me di cuenta que hacemos cosas raras, hacemos cosas que no tienen sentido en nuestro contexto. ¿Todo claro o sí? Vale. ¿Inglés ahora o no? Que no sé qué hacer. Un poco de inglés ahora, solo un poquito, ¿vale? Para los que no hablan inglés. So basically, I mean, I'm just gonna bring an example. What I'm trying to explain, I'm just going to ignore all of the theory framework. Maybe we can come back to it tomorrow or maybe never. I'm just going to talk about this specific project that I did in my village. That is a very small village, and it has to do with the understanding of who we are. Like in the rural context, we are a little bit lost, you know. This wave of progress and modernity just totally wiped our, you know, they just took over who we are and what we do, and we are totally lost. So we don't want to consider ourselves exclusively like food providers for the cities, or like service providers for the cities. So we really need to think about we as cultural practitioners, whether we are an artist or a curator, or we are, run a farm school or like any other project, who are we working for? Are we working for our community, or we are purely entertainers for the people from the city to have a nice weekend? So when we put together our programs, we really need to think about who will benefit from it. So in this project that I'm going to show here, my audience in a way was the people from my own village. So in my village, since I was little, I realized that there were many things happening that it didn't make any sense considering our context. So I will jump again back to Spanish for the beginning and then back to English. So estoy segura de que vosotros estáis súper familiarizados con este edificio, ¿verdad? Hay muchos aquí. Yo he visto muchísimos de Bari a Foya. Nosotros lo llamamos Chozo de Pastor. Chozo. Y aquí se llama Trullo, ¿sí? Trullo. Entonces, este es un proyecto que empecé hace ya mucho tiempo, porque en mi pueblo estos edificios están así, como totalmente destruidos. Ya casi no quedan porque ya no tienen función, ¿no? Como sabéis... Este edificio era construido de manera normal, ¿no? O sea, trabajando todos juntos en tierras comunes. Era un edificio que no pertenecía a nadie, que pertenecía a todos, y se utilizaba para refugiarse de la lluvia o para guardar las herramientas. Y ahora, con la modernización del campo, todo el mundo tiene su tractor, su coche, su tal... Ya no pasamos tanto tiempo fuera en el campo, en la campiña, y ya están totalmente abandonados, ¿no? Nadie los da uso.
yo pensé, vale, yo quiero recuperar esta forma de arquitectura que pertenece a una civilización rural, que es la civilización de los agricultores y de los cazadores y de los pastores, y darle una nueva función. Pero no quería solo hacer, ok, vale, yo puedo reconstruirlo y hacer un bonito edificio, pero ¿qué quiere decir un bonito edificio en medio del campo, no? ¿Qué significa? Puedo atraer a los turistas y que se hagan fotos y selfies y ponerla en el Facebook, precioso, pero a nosotros no nos vale para nada, ¿no? Vale, inglés ahora. So the idea of this project was to recover nomadic architecture done by the shepherds and the farmers in my region. You know this project from before? Ah, okay, so yeah. Who else? Poor Bizan. So who else has, I mean, I need to speak English for how many people? Because maybe we can... For him and for someone online. Arabi. Accent. Logo la Arabella. So who else need English assistant? I mean, how, I mean, English, I mean, who wants English? Sí. Okay, okay, okay. So I need to keep in English. Well, okay, vale. No, so it's okay with the mix. Yeah. No, no. Well, yeah. No, because yeah, because Bizan knows the project. It's okay. Yeah. Okay, never mind. I will do the English thing. I have water, so yeah. So anyway, so basically, I mean, this was a form of, I mean, this was this traditional nomadic architecture that is disappearing because it's out of use. This construction was constructed in normal way, which is through collaborative labor in common land, so it doesn't belong to anybody and is for the usage of everybody in order to keep yourself away from like weather conditions or like keeping your tools or for any other usage. Now it's totally in disappearance because nobody's using it, so this is more or less the state of the buildings. And I thought, okay, I want to think about a project in which I can take this and give it a second life in a way, but I don't want to do it through the idea of tourism by just recovering a nice building and getting the people from the city to come and look at it and take pictures and put it on Facebook. You know, well, at the time there was not Facebook when I did this project, but it doesn't matter. So the idea was like, okay, I can rebuild the structure, but then how is it going to be activated? How can I get it to actually work? So the problem I was trying to link here, I will jump back to Spanish. O sea, so el problema que yo pensaba que podía ayudar un poco a través del arte fue que en mi pueblo hacemos cosas raras, ¿no? Era lo que decía antes. Hacemos cosas de ciudad que no tienen sentido en nuestro pueblo. Por ejemplo, mi padre coge el coche, la máquina, para ir de casa al café y la distancia son 100 metros. ¿Sabes? O sea, no se comprende, ¿no? No se comprende. O sea, yo voy andando, él va al coche, yo ya he terminado mi café y él entra. Porque entre que enciende la máquina y llega al café, I mean, no tiene sentido, ¿no? O sea, el automóvil está para ser usado en un contexto de distancias largas, en un contexto muchas veces urbano, no rural. Entonces, ¿por qué dejamos de caminar en nuestro pueblo? ¿No? O, por ejemplo, mi mejor amiga me va a matar, porque voy a decir esto por internet, ella... nuestro pueblo está en un plano, ¿vale? Es el paraíso para ir en bicicleta. No tienes coches, no hay montañas, aire limpio. Y mi amiga no compró una bicicleta normal, compró una bicicleta estática para ver televisión mientras hace ejercicio. ¿Entendéis lo que digo por cosas raras? O sea, no tiene sentido, ¿no? Tenemos hábitos urbanos en un pueblo y estamos desconectados. El problema también está en cómo nosotros
estamos siendo colonizados mentalmente por la cultura urbana. ¿Por qué nos comportamos como gente que vive en una gran ciudad en un contexto rural? Algunos no nos comportamos así, pero ya es como común, ¿no? Entonces yo digo, vale, hay un problema en mi pueblo. Estamos desconectados con nuestro paisaje. Es solo la gente que va a la campiña, son la gente que trabaja en la campiña. El panadero no va al campo muchas veces. O el herrero que arregla las cosas de hierro y de tal, no va. Solo el agricultor, el cazador y a veces, muchas veces, solos. O sea, no es como antes de, ¿no?, la revolución verde, de la modernización del campo, que el espacio de la campiña era un espacio vivo, lleno de gente. Ahora mismo la actividad social solo pasa dentro de un espacio cerrado. Entonces, ese era el problema que yo intentaba solucionar con esto. Todavía no sabía muy bien qué hacer. So the problem I was trying to solve with this project was a project of a very weird behavior that I recognized in my village, because we were behaving as if we were living in large cities. So the thing is, like, my dad was taking the car from the house to the bar in order to have a coffee when the distance is only like 100 meters. And then one of my best friends, instead of like cycling freely within the countryside that is paradise because it's flat and there's no cars, she bought this bike in order to cycle in the house watching TV. So the thing is, like, this kind of like behavior, it was like giving me signs that something is just like totally off. You know, like, there's not like a very straight logic, and we are being like culturally colonized by the habit and what we think that the people in the city do, because the people in the city, of course, don't cycle at home. They go to the park and they go walking to the bar down the stairs. So I mean, like, what we think that the people in the city do is also not what they do. It's just it's a question of cultural colonialism. This is an idea that we have to like put here in the table, because this is the main idea of the workshop. So we have to think about how we can recognize when we are being colonized through ideas, colonized through culture, because we can think about culture in a positive way, and we can also think about culture in a negative way. I would like to later on talk about culture as something that can have like a toxic element on it. You know, it's not always positive and, you know, you're a very nice person because he reads a lot of books. No, it's not about the number of books, it's about which books and the content of the book, no? So, so the idea was like to solve this kind of problem, because I realized that the people from my village, my father and my best friend and many other people, were totally disconnected from the landscape. Because the landscape was not any longer a social space. The social space was exclusively the bar, the house, the streets. The urban space, no matter how small, it still had to be constructed within urban terms. And the countryside was totally empty. You know, like, only if you were a worker and you have to go there to do something specifically, you will go, do it, and come back. You know, so how to activate and how to connect these two spaces. Entonces, cuando pensaba en cómo conectar mis vecinos, ¿no?, la gente de mi pueblo, con la campiña, pensé en estos edificios. Vale, la razón para salir al campo tiene que ser esto, pero no solo para verlos, porque no nos importa, ¿no? Tienen que funcionar para algo. Entonces, empecé a pensar en situaciones en el mundo en el que una cultura es derrotada o está perdida e intenta buscar su identidad, ¿no? Entonces me encontré con la pintura flamenca en Holanda, en un momento en el que ese país ha sido conquistado con 500 reyes, no sé qué, está hecho patas arriba. Y ya no sabe la gente ni quién es ni qué pasa. Entonces todo el mundo, los pintores, los artistas, buscan una solución en el paisaje. Dicen, vale, nosotros no podemos ser representados por un rey o dos o tres o cuatro, lo que nos une como comunidad es un mismo paisaje. Y los pintores empiezan a pintar el campo. Y esto es lo que
de alguna manera une toda esa nueva comunidad, ¿vale? Cuando miraba este tipo de arte de pintura, me encontré con una herramienta. ¿Cómo se dice herramienta en italiano? Con un instrumento. El instrumento era la cámara oscura. La cámara oscura, seguro que algunos ya sabéis qué es, y es una cualquier habitación cerrada a la luz, donde entra solo un poquito de luz por un agujero y proyecta la imagen del exterior en el interior, pero invertida. A través de este instrumento, los pintores flamencos, los pintores de Holanda, empezaron a entender el paisaje de manera diferente y a desarrollar la perspectiva. ¿Vale? Entonces, cuando yo encontré este instrumento, dije, ya lo tengo. Voy a transformar mi chozo en una cámara oscura para que mis vecinos y yo veamos nuestro paisaje de siempre girado. Igual al verlo así, podemos pensar de manera diferente, ¿no? ¿Claro? So the idea was to... Okay, so when doing all of this mess and trying to find solutions, I looked into different other cultures that had this kind of like question of a cocktail of identity, and I encountered the Flemish painters in Holland when they try, and this period of time, where they try to find different ways of identify themselves, and they went and looked into the landscape, because landscape was somehow the common ground. They could not rely on figures of power, they could not rely on a thousand kings, they had to look into whatever was common. And when looking into this kind of painting, I encountered this instrument, which was the camera obscura. Then you know where the camera obscura is. So I decided that, alas, I got it, you know, like this is what I'm going to use, and I'm going to turn my little building into this camera obscura in order to offer or to find the possibility of sharing the same landscape that me and my neighbors have been looking at always since the beginning, but inverted. Maybe just by seeing it in a different perspective, we can think about it differently. So that was the conclusion, halas, and now it was time to start. Yeah. Sorry, sí. It was a bit late when we came here. I don't know, ¿dónde está Pochoso? Ah, vale, en el pueblo se llama Guzmán. El pueblo se llama Guzmán. Guzmán y está en la provincia de Burgos, en la zona de Castilla y León. Entonces, vale, cámara oscura, tal. El proyecto consistió en colocar una puerta que cerraba la entrada y colocar un agujero donde nos iba a presentar la imagen desde el otro lado invertido, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza este proyecto? Es también interesante, porque este proyecto es un proyecto antiguo, del año 2006, y yo no lo consigo hacer hasta el 2009. ¿Por qué? Porque pienso, esto es un proyecto caro, tengo que buscar financiación. Y me pongo a redactar documentos y mandar becas aquí y allá, a Europa, a China, bueno, a China no, pero, o sea... A todos, ¿no? A centros de arte, tal, tal, tal. Y me doy cuenta de que no, o sea, estoy 4 años esperando a que haya una financiación que necesitaba muy poco dinero, que al final todo pues, se podía hacer con menos de 1.000 euros y no conseguía encontrar el dinero, ¿no? O sea, nadie me daba el dinero para hacer el proyecto. Yo pensaba, digo, ¿pero por qué? Si es muy fácil, no cuesta tanto dinero, ¿por qué? Y me di cuenta que en general, en ese momento, en el mundo del arte, no había un interés por apoyar propuestas artísticas en el entorno rural. O sea, si tú trabajas en el museo, en la ciudad, con temas urbanos, como puede ser, por ejemplo, el problema de la drogadicción en la juventud del barrio de Chueca, yo qué sé, en Madrid, entonces sí hay dinero, porque es un problema urbano. Y porque es una en el museo o porque es en un contexto urbano. Pero si yo voy a hablar de una población de 80 personas en el medio de la nada, no encontraba dinero, ¿no? O sea, no había un apoyo. Y al final digo,
me voy a hacer vieja aquí esperando a que esta gente me dé el dinero, voy a hacerlo de la manera normal. ¿Cuál es la manera normal? Con los amigos. Entonces, quickly, I will just swap in English. So the main inconvenient of doing this project is, this project is an old project. I thought about it in 2006. I didn't make it possible until 3 years later in 2009, because I was very naive and I thought, okay, I can find funding from the art places, because it's cheap and whatever, it will not cost anything. So I was like writing proposals like a crazy person, sending this everywhere, but having no results. So the idea was like, you know, like at the end I realized that there was a lack of interest coming from the cultural platforms to do this kind of artworks, because at the end you're not in the city, not in the museum, not you're not talking about urban problems, you're not talking about, you know, like the social fabric in the city and how architecture shapes, I don't know what, you know, the trendy topics in art. So at that time, back in 2006, rurality and stuff was not part of the picture. Maybe now it's part of the picture because there are more practitioners. But back in the days, I tell you, I mean, it was very difficult to ask for a penny in order to fund this kind of project. So at the end, seeing that they had no lack or, I mean, lack of everything, I decided to do it in the normal way, which was with my friend. So that was the way in which I started the project. Mm-hmm. Yeah, I think, yeah. So you know, maybe we can take a break now, Yanni, or no? Yeah. You think we can, I mean, podemos tomar ahora un descanso pequeño? Una pausa pequeña y ya todo derecho después. Bien, pausa técnica. Para decir exactamente. So we go back. So the way in which we start the project at the end, I said, you know, the normal way with friends. Quindi sono arrivata alla conclusione che il modo in cui potevo iniziare questo progetto sarebbe stato il modo normale, ossia con gli amici. First thing I did was to talk to the mayor of my village. And ask if I could actually use the leftovers, I mean, of one of the old chozos. So go back and try to start from the ground of the basement of one of the old chozos, which doesn't belong to anybody, and is in common ground, in the ground of the village. La prima cosa che ho fatto è stato parlare col sindaco e chiedergli se era possibile utilizzare uno dei chozzi. Non so come tradurlo proprio in italiano. Trullo, posso dirlo? Trullo. Uno dei trulli che aveva la base ancora rimanente e quindi iniziare da questa base che restava e ricostruirlo da lì, partendo da lì. So the way we start is like in a very improvised way because we are not builders, just by trying to get any of the stones that they were left around and start building the base. And we will, while we were doing this, the location of this trullo is next to a small path. So the few people that still walk in my village, they were passing by and just asking, what are you doing? No. Mm-hmm. Quindi abbiamo iniziato con un'improvvisazione, perché logicamente loro non erano costruttori, hanno accumulato tutte le pietre che si trovavano in prossimità della base del trullo da quale sarebbero partiti e il trullo che avevano scelto di ricostruire si ritrova vicino a un cammino dove molte delle persone che andavano verso il paese dovevano passare e quindi hanno iniziato a vedere loro lavorare su questo trullo. And as you know, the best way of spreading information in a village or in a rural context is by rumor. So immediately the whole rumor started to spread in the village that we were building this trullo. Mm-hmm. E come potete immaginare, il modo migliore per diffondere un'informazione in un paese è rumors, come lo traduci? No. Di voce in voce, no? Passaparola. Quindi si è iniziata a diffondere la notizia che noi stavamo ricostruendo il trullo e poco a poco le persone hanno voluto partecipare anche loro alla ricostruzione del trullo. So little by little more people got involved in the process of building. Most of the times they will not come and actually build, they will just bring drinks
and drink while we put the stone. Quindi poco a poco ci sono state sempre più persone che hanno partecipato alla ricostruzione. A volte non lavoravano con loro, nel senso non erano direttamente i costruttori, ma portavano delle bevande. La birra. E quindi si beveva vino o birra. And only looking, you know? E stavano solo a guardare. So little by little we managed to reach this state and then from here it was, you know, when you have to build the cupola, and I was not sure enough I could develop this like successfully and in a safe way, so I asked the local builder to help us doing the actual dome. Mm-hmm. Quindi poco a poco siamo arrivati a questo stadio, questa praticamente è la parte del muro prima della cupola, quindi della parte circolare, e quando abbiamo raggiunto questo stadio ho iniziato a immaginare come poteva essere fatta la cupola. Non avevo molte idee, non sapevo quale poteva essere la conclusione, quindi mi sono rivolta a dei costruttori locali che potevano indicarmi come realizzare la cupola. So at the beginning Antonio, no? An Angel, the constructore locale, they said, okay, I mean, the town hall said, listen, you know what, we can actually pay for their labor. You know, we can, I mean, if you buy the materials, I bought the materials, then we can provide with a salary for the builders. The village. All the village or the city? No, the city hall. The city hall. Ok. Quindi mentre loro erano in processo di costruzione, lei ha trovato questi due costruttori che si chiamano Angelo e Antonio, che sono offerti di poter lavorare, e a quel punto il municipio del paese si è offerto di pagare per il lavoro di questi due costruttori, a condizione che Assunzione fornisse comunque i materiali. So this is when we reached to the final stage. This is the complete trullo, and there was one only missing element, which was the door. So for the door again, the local Willsmith, blacksmith, built a door, and he gave it to us as a donation. No, quindi dice, come vedete questo è il trullo realizzato, quindi fino alla cupola, l'unica cosa che mancava era la porta. Ha deciso di rivolgersi a un fabbro locale che avrebbe costruito la porta di chiusura. So finally the project was completed, and we opened the project in with this like big party. with like the local, my friends from Madrid and my friends from different places, and everybody from the village, and we actually made it work. So what do you see with difficulty? Perdon. Quindi finalmente questo è il progetto realizzato, e abbiamo deciso di aprirlo con una grande festa. Sono venuti tutta una serie di amici da Madrid e dal paese, quindi eravamo tutti lì, e adesso lei ci spiegherà come ha funzionato. So when we can see in this photograph, actually with difficulty, I mean, I don't know if you can see someone standing here. Una persona? Mm-hmm. Non so se in questa fotografia riuscite a vederlo, forse è un po' difficile, ma c'è una persona davanti alla porta. This is the door, and this is from the light coming from the outside. Questa è la porta, e questo è quello che vedete è la luce che viene da fuori. And what do you see now is the people inside the actual building, and this is the image from the outside, from the landscape, projected inside, but al contrario. Mm-hmm. Quindi quello che vedete adesso sono le persone che sono entrate all'interno del trullo e che stanno osservando un'immagine che viene proiettata dalla porta, e che logicamente, perché questa è la camera oscura, l'immagine è capovolta. Quindi questo è il paesaggio che si vede al di fuori del trullo e che viene proiettato attraverso la porta all'interno del trullo. So yeah, this is what's happening outside. Okay. Questo è quello che stava succedendo fuori. And this is how you could see it from the inside. E questo è come lo potevi vedere all'interno. So during this day, the day of the opening, the builder, the local builder, was so happy. He said, "Listen, I'm not going to ask for any money. My labor is also a donation for the project, and I don't want to, you know, I don't want to receive any penny because I'm very proud of what I've done, and I don't want to."
Okay, quindi e il giorno dell'inaugurazione i costruttori erano così felici, both of them? Yeah, yeah, yeah. Okay, i costruttori erano così felici e così orgogliosi di quello che erano riusciti a realizzare che hanno detto ad Assunzione: non vogliamo neanche un soldo, va bene così perché siamo veramente soddisfatti del risultato finale. Mm. So at the end this whole project was funded by the donation of the labor of everybody who got involved, the one who brought us drinks, my friends, my family, the builders, and it was done in this like collective way, the normal way, no? Ok, quindi alla fine quello che possiamo osservare è che questo progetto è stato realizzato grazie alla donazione volontaria del lavoro, quindi non sono stati neanche coinvolti dei soldi, ma le persone, la sua famiglia, i suoi amici, tutti coloro che hanno portato i drinks, che hanno le bevande che hanno aiutato nella costruzione, hanno praticamente fatto una donazione del loro tempo e delle loro risorse. So during the opening, everybody was thinking and questioning how is this going to operate in the long term, and they were raising questions like, are you going to have a lock? Are you going to have like a key? So if somebody wants to open it, they need to ask for a key, or how are you going to prevent this place from vandalism? Quindi durante il giorno dell'opening, quindi l'inaugurazione del progetto, le persone che sono accorse lì hanno iniziato a domandarsi come funzionerà in futuro, come sarà aperto, pensi di mettere un lucchetto, pensi di chiuderlo, come pensi di evitare che ci siano atti di vandalismo, che quindi le persone possono rovinarlo. Yeah, so at the end, I mean I explained that I didn't want to have a lock or a key or anything, first of all, because this is a common space that belongs to everybody and I am nobody to put a lock on the place. Quindi la prima cosa che ho spiegato è che non volevo un lucchetto perché questo posto deve rimanere aperto perché è un bene comune, è un bene di tutti, e quindi se io chiudessi la porta le persone non lo sentirebbero più tale. Yeah, and the fact also that I didn't want to have any kind of blockage, you know, any kind of something that will prevent people from accessing any time. I want this place to be an active place, that it will be there operating 24 hours, mm-hmm. and for anyone that wants to use it as a camera obscura, as an art project, or for any other reason, for any other reason. At the end, I just wanted this place to be in use. Mm-hmm. Quindi, inoltre non volevo nessun ostacolo, anche semplicemente l'idea di avere questa porta chiusa in qualsiasi modo significava evitare magari l'accesso. L'ostacolo non ci doveva essere, volevo che le persone potessero sentirsi ospitate lì e che questo funzionasse per 24 ore, e qualsiasi fosse l'attività che loro volevano svolgere all'interno del trullo a me andava bene, che lo utilizzassero come camera oscura o che volessero semplicemente starci dentro, qualsiasi fosse l'uso che ne volevano fare. So at the end, still, my argument was not very convincing, and everybody kept being obsessed about the whole thing of vandalism. And they were saying, no, because sometimes, you know, maybe somebody will come with graffiti and spray and they will paint inside, or mm-hmm. they will, you know, like break the door, or mm-hmm. they will put chewing gum, you know, in the hall, so mm-hmm. nobody can make it work. Mm-hmm. E nonostante lei cercasse di spiegare le ragioni per cui non voleva chiudere, le persone non erano abbastanza convinte e continuava ad insistere che, guarda, che può essere veramente un problema perché qualcuno può venire e può iniziare a fare graffiti all'interno del trullo, oppure prendere un chewing gum e otturare il buco della camera oscura. So the thing is, at the end, I was like, okay, if these things are going to happen, if this kind of vandalism is going to take place, then it's part of the dynamic of the project. I will not resist to this. Quindi la sua risposta era: seppure questo dovesse succedere, fa parte del progetto. Io non voglio assolutamente resistere a quella che è il flusso naturale. So the reality of it is like until today, 2015, this project has been working for 6 years, and there hasn't been one single act of vandalism. Nobody has put any chewing gum, and nobody has sprayed anything, nobody has destroyed anything, and the entire village is protecting the place from any kind of damage. Why? Because it has been, it's not my personal project, it's our project, and it has been constructed from the beginning with the effort of everybody, from the people who brought the drinks to the labor of my family and friends and the builder and the wheelsmith. So at the end, we were also at the same time the security officers. Ok, quindi dice la realtà invece è che da quando è stato costruito, quindi stiamo parlando del 2009, fino ad oggi, nel 2015, non c'è stato un singolo atto di vandalismo
nel trullo. Nessuno ha scritto, nessuno ha lasciato un chewing gum, nessuno ha distrutto la l'architettura. Tutto funziona regolarmente, è stato utilizzato. E come questo è potuto succedere? Grazie al fatto che questo non è il mio progetto, questo è stato un progetto collettivo realizzato grazie allo sforzo di tutti, e quindi tutte le persone che fanno parte anche di questa comunità proteggono questa struttura. No, only stones, no. Because, yeah. No, but the translation for everybody to understand his question. Sì, puoi spiegarci qual è stato il meccanismo di costruzione del tetto? Solo pietre? No, we play a trick because in the village at this moment, most of the people who knew how to build it only with piedra seca, no, with dry stone, are either dead or gone, they're not in the place. So in order for us to get the training, in order to use traditional architecture, we needed to get the expertise, try and stuff. So at this moment I decided that I will sacrifice, you know, like the traditional method for the idea that I want to have a building that is not going to be destroyed just because I don't know how to work with piedra seca. Yeah. Quindi nel momento in cui stavamo cercando di realizzare la cupola ci siamo informati logicamente, e purtroppo abbiamo scoperto che la maggior parte delle persone che poteva ancora lavorare in pietra secca con questa tecnica o erano morte o non vivono più lì e quindi non erano reperibili. Di fronte alla scelta di creare una struttura che potenzialmente poteva basarsi su un modello empirico che poi crollava, oppure alterare la tecnica tradizionale, fare qualcosa di diverso ma assicurarsi che la struttura restasse in piedi, ho preferito assicurarmi che la struttura restasse in piedi. But this is an important question because this in a way links to the beginning of our conversation, no? Like when we were talking about who are we working for and how we can preserve, you know, like our knowledge, the knowledge of our civilization. Because now in my village, when I wanted to find out the technique of developing this dome, there is a gap already. So this knowledge is not there. I can go to other villages and I can talk to a construction in Catalonia who will help me to do this. But in my village, it's dead. Yeah. Questa domanda è molto importante, la domanda che lei ha rivolto, perché ci porta di nuovo al punto di partenza della conversazione, ossia se si analizza lo sviluppo del sapere, e lo sviluppo del sapere è legato al pensamento contadino e quindi un sapere del passato che non era stato scritto, che ha un'altra metodologia che magari non è scientifica, accurata come metodo accademico, per dirla così, ci ritroviamo di fronte a un risultato che è quello che nessuno nel suo paese le può dare queste informazioni, il che significa che si è creato un gap, si è creato un vuoto tra una generazione passata e una generazione presente in cui un sapere, che era un sapere locale, è scomparso. Diversamente, se lei si volesse mettere in contatto con un costruttore catalano, magari riuscirebbe ancora ad ottenere le informazioni che le servono per costruire la cupola. Il problema quindi sta proprio nell'evidenziare che questo paese in particolare, ce ne saranno tanti altri, però nel suo caso è questo paese, ha perso quel sapere contadino che un tempo veniva utilizzato. So again, like the whole thing about what is our responsibility as cultural agents or whatever we are doing, whether we are farmers, artists, we have you know, like a farming school. The thing is like how can we also work for the existing knowledge to be still alive, no? How can we keep it alive? Because maybe in two or three generations, a kid one day will want to know how to do something and will have nobody to talk to. Ok, ho saltato un pezzo anche la traduzione di prima. Ci sono varie domande che quindi Assunzione si sta ponendo. Una è ancora di nuovo, per chi lavoriamo? Quindi quando prima lei ha spiegato tutta la questione rispetto a questa perdita del sapere, è importante ritornare a domandarci per chi stiamo lavorando. Questa domanda è connessa con qual è la nostra responsabilità, cioè qual è effettivamente la nostra responsabilità come artist practitioner, come artisti, come agenti culturali, e come possiamo cercare di evitare che questo sapere venga
perso. Quindi quali possono essere i modi per riuscire a mantenere questo sapere vivo e per ritrovarci in una situazione in cui la prossima generazione, un bambino, chieda come si fa questa cosa e possa ottenere l'informazione. So then we go back to the idea of cultural sovereignty. This is the first word I mentioned today in the workshop, and this is what we are going to try to understand during the following days. And one of the things that should be part of this cultural sovereignty is having a responsibility with the new generations. Mm. I mean, our knowledge production, whatever involves, it doesn't belong to us, and we have inherited. So there's a future and there's a past. We are not stuck in this present situation. So how our cultural practices can think in terms of like future generations, you know, like I don't know how to say. Quindi questo ci porta di nuovo alla discussione del concetto di cultural sovereignty, sovranità culturale. Perché in realtà c'è un ulteriore problema da discutere, che è quello che noi stiamo vivendo al momento, il sapere di questo presente, in realtà non ci appartiene. È un sapere del passato, del presente e del futuro. La nostra responsabilità dovrebbe essere assicurarci che questo futuro, questo sapere, non venga perso per le generazioni future, che quindi possa restare un bene comune, che quindi possa restare accessibile anche nel futuro. Yeah, and one other thing about this project that can relate us to the concept of cultural sovereignty is the idea of who are we working for, no? Who is our audience? In the case of this particular project, the audience or the people who I thought it could benefit from it were my neighbors. Yani, I was not doing this project for the museum in the city or for like an international event. And then I can take these photographs, for instance, and show this project in like the new museum in New York. It will be totally like anecdotic. You know, so the project, the aim of the project was for the local audience to actually to benefit, to somehow create this one experiment in which we are the ones who are benefiting from it. I'm as a cultural worker, I'm not in this particular occasion providing content for the global market of the art world. No, I'm thinking on our petite, you know. Quindi di nuovo, se riprendiamo la domanda per chi stiamo lavorando e la associamo a questo progetto in particolare, la sua risposta è: io stavo lavorando per l'audience locale, stavo lavorando per noi, perché la realtà sarebbe che questo progetto, una fotografia di questo progetto, un qualsiasi tipo di outcome, risultato di questo progetto, può essere facilmente distribuibile all'interno del sistema dell'arte, vendibile anche sul mercato, una bella foto, però in realtà l'obiettivo non era questo, l'obiettivo era proprio lavorare per il contesto locale, quindi questa è la sua risposta rispetto alla domanda per chi lavoriamo. Ci sarebbero varie modalità per far sì che questo progetto rientrasse all'interno del contesto internazionale, ma questo non faceva parte del suo interesse. Yeah, and also the result sometimes when you start a project or a proposition, it doesn't come back directly. You know, the way in which I knew that this was a successful project is when today I go back to my village and I see that the young kids are having the merienda, you know, like the food that you have between lunch and dinner, I don't know what you say this in Italian. Merenda. Merenda, yeah. they went cycling all the way there, and they are not even entering the building, they are not even entering the Trullo. They are just there because now it's a place to do things there. You know, it's a place for meeting. It's a place to go cycling with a bike, to be eating your merienda, and, you know, talk about whatever, the cute guy from school that you like or any other thing, you know? Ok, quando ho iniziato il progetto inoltre non potevo valutare immediatamente l'impatto e quale sarebbe stato il risultato sul territorio e probabilmente non mi interessava neanche prevederlo, ma non lo potevo prevedere. Quello che invece sento oggi è che tornando al mio paese e vedendo come viene utilizzato il Trullo mi rendo conto di quello che è stato il risultato finale, ossia le persone si recano dal paese per esempio al Trullo in bicicletta di qualsiasi fascia d'età, ma lei faceva l'esempio soprattutto di teenager, di adolescenti che arrivano lì, hanno la loro merenda e quindi non utilizzano neanche la struttura, si ritrovano semplicemente lì, è diventato un punto di ritrovo dove andare a scambiarsi gossip, fare pettegolezzo piuttosto che parlare della scuola. Yeah, I mean,
So yeah, this somehow was the final result, you know, like the realization that the place has been activated as a place where things take place, where not only kids go on cycling, there's romantic stories going on, and it happens that I enter the place and I found, I was not gonna tell you what I found on the floor. So there is a space for a social encounter, let's call it this way. And it's again operating for everyone. Yeah. Ok, quindi dice, non è semplicemente un posto dove si ritrovano gli adolescenti, succede di tutto, varie tipologie di incontro sociale, ci sono storie d'amore che sono nate intorno al trullo, persone che hanno storie incredibili da raccontare, oggetti ritrovati di cui non facciamo menzione. E quindi dice, per me è importante perché è diventato un posto che è stato attivato e che ha un valore sociale per la comunità. Yeah, so I don't know if you have questions, we can open it up for discussion. Ci sono un secondo, che arrivo col gelato. se ci sono delle domande, apriamo un secondo la discussione. Okay. Only one chooses. I mean, it was finished in 2009. Yes. In 6 years, nobody else built the second one, the third one. Good question. Yes. Okay. Quindi la domanda è: solo un cioso, solo un trullo, è possibile che in 6 anni, da quando è stato costruito questo, nessun altro ha avuto l'idea di costruirne un altro, di ricostruirne un altro? Yeah. The original idea was to build more, I mean to have more chozos in different locations of the landscape. This hasn't happened yet from my side because right after I finished the project, I think it was like 4 months later, I moved to Egypt where I've been living since then, and I didn't spend that much time. But my hope was that other people will do it because I don't need to be any longer there. Mm-hmm. But they didn't. It didn't happen. Mm-hmm. Not for the moment. Ok, quindi Assunzion dice l'idea originale era quella di costruire altri trulli, solo che 4 mesi dopo la realizzazione del primo trullo io sono partita e mi sono trasferita in Egitto. Avevo la speranza che qualcuno comunque cercasse di costruire un altro trullo, questa cosa non è mai successa e quindi il progetto è rimasto a questo stato di realizzazione. But maybe again this question can lead to a different problem that has to do again with cultural colonialism. Ad ogni modo vorrei dire che questa domanda che mi è stata posta per me è ancora collegabile a un altro problema da investigare che è colonialismo culturale. So the same way that the first reaction of the people was we are scared about vandalism, what are you going to do, why don't you close it, why don't you keep it only for you and somebody has to ask for the key. There was a second fear that is like, ay, what a good idea, imagine somebody comes and steal the idea from you. Quindi vi ricordate che vi ho detto che c'erano varie paure rispetto al vandalismo, ossia no, devi chiuderlo, qualcuno può entrare, ci possono fare i graffiti, lo distruggono. La seconda preoccupazione diffusa tra il pubblico era, ah, questa è veramente una buona idea, magari qualcuno viene e te la copia. And then it's like, yeah, you have to, you know, think about copyright and like intellectual property and it's like, you know, this nonsense that, I mean, nonsense, I mean, we can talk forever about this other thing, about intellectual property, but the thing is like, again, people from the countryside, like me and my neighbors, were using this terminology. And, you know, the idea of copyright is not from the rural. Because our culture is not about keeping things to ourselves. I mean, our culture is about circulation of knowledge. It's about like learning about each other in each other's field or in each other's house or in each other's place. So why this fear suddenly about having one idea that we need to protect? And also my idea is not mine because I am using a building that belongs to traditional architecture that has been used for a million of years and the camera obscura that again has been working for a million of years. So the only thing I'm doing, I'm like a DJ, you know, I took these existing ideas and I get them to breed together.
Quindi dice, le persone del paese, prese da questa preoccupazione per qualcuno che potesse riprodurre l'idea, le consigliavano di registrare addirittura il progetto del Cioso con un copyright. E lei dice, il fatto stesso che queste persone utilizzano una terminologia come copyright, in qualche modo mi preoccupava, non è una terminologia che fa parte della cultura contadina, che è una cultura in cui generalmente si condividono le idee, l'idea non è tua, non ne hai l'appropriazione, cerchi di sharing, cerchi di essere generoso e di condividere tutto quello che sai in modo che si possa crescere insieme. Quindi dice, quest'idea, l'idea stessa di questa protezione dell'idea mi preoccupava molto, e soprattutto questa idea non è mia. Il progetto finale magari è un progetto collettivo che nasce da una mia intuizione, ma tutto quello che io ho utilizzato è un sapere pregresso che fa parte di altre culture e di altri momenti storici e che quindi già esisteva, ossia l'architettura è una cultura già esistente e fa parte della regione ed è tradizionale, l'utilizzo della camera oscura viene addirittura dall'Olanda ed era stato già riprodotto, quindi lei dice quello che io ho messo insieme è più un remix, sono stata una buona DJ, ma le idee non erano mie. So maybe that was one of the reasons why nobody has built another Chozo camera oscura, because maybe they think that I'm gonna get offended, or that is something that, you know what I mean, that belongs to another territory. So is it still, this is depending, this is the thing that is still unsolved about the project. How to break this fear in the sense that, like, okay, people feel that it's theirs to use it, but they still don't feel that it's theirs to reproduce it, to make it twice, to make it a third time. Dice, magari proprio questo può essere una delle motivazioni per cui il progetto non è stato riprodotto, perché magari le persone condizionate da tutte queste paure del pubblico del paese hanno immaginato, se io lo riproduco significa che sto facendo una cosa che in realtà appartiene ad Assunción, non è corretto, quindi forse è meglio che non lo faccio. Quindi per lei questo è ancora un dubbio, una domanda aperta, non sa effettivamente qual è il motivo per cui nessun altro ha riprodotto il trullo, però dice questa magari è una possibilità. So I don't know, what is your other reaction? Ci sono altre reazioni, vorrei conoscere le vostre reazioni. No, io penso che al di là del copyright, eccetera, innanzitutto è l'entusiasmo di una prima creatura, no? La prima che fai, che coinvolge tutti. Nella ripetizione si perde questa cosa sacra che si è creata. Quindi, secondo me, invece ha il valore perché è una adesso. Perché non c'è forse sentita forte l'esigenza, ma è stato bello il momento, quello che si è vissuto, come è successo anche da noi questa cosa, la partecipazione, eccetera. Ma non è una cosa che si può programmare. Mm-hmm. Questo, fondamentalmente, penso. Mm. Non lo so. Angelica praticamente ci dà un'opzione, no? Di quello della ragione per cui non si è nessuno l'ha ripetuto e lei non l'ha ripetuto. Ci provo a tradurre. Ah no, in English. From okay, don't worry. Okay. No, it's just that I didn't pay attention to English. No. Yeah, okay. So basically what Angelica tried to say is that maybe the reason why the project hasn't been reproduced either by you or another person, but above all by Asunción, I suppose she's paying attention about Asunción, is that as it is right now in one piece is a unique example. Not just a unique example of an object, but of an experience, because all it has been done in order to create this architecture somehow involved people and it made it holy. She used mm-hmm. the word holy. So something that has really got an extra value. And by repeating it, you would kill this uniqueness of the architecture. So potentially, in Angelica's opinion, that's the reason why there is just one and not multiple, mm-hmm. because it wouldn't make really sense and would even kill the original mm-hmm. idea. Mm-hmm. Yeah, so, I mean, this is the kind of conversation I want to move on to. You know, the idea of value. Mm-hmm. How do we work with value in terms of art or in terms of, like, working for developing any kind of project? I mean, how can we
make sure that when we choose to do something and we choose to like validate or give value to a specific idea, whether it's a building, whether it's a kind of architecture, whether it's landscape, we do it in an effective way. No? How can we work with the idea of value and again for who? Quindi dice, penso che quindi l'obiettivo di questi giorni, il punto centrale, è proprio la ridiscussione del valore, dell'idea di valore, e capire anche com'è che noi possiamo trasformare un'idea che noi abbiamo, relativa quindi alla rivalorizzazione o al contatto col territorio, in qualcosa che sia fattibile, che sia funzionale e soprattutto continuando sempre a domandarci per chi lo stiamo facendo. In order to work with this idea of value, later on, I mean, we are going to go more inside this idea of cultural sovereignty that is all about methodology of validation, maybe, or like a, rather than methodology of validation, I will think in terms of how to understand cultural values and when cultural values are given or removed, because we are in many situations in which the cultural values are being removed, they are being taken from us. So I don't know if we have the time to jump into this now because we have half an hour, but maybe we can. I mean, I don't know. Should I translate the validation thing? Yeah, or yeah. Forget about go for it. Yeah, go validation for it. As well, because you said no in the end that you are focusing on cultural barrier rather than validation. Yeah. Okay, so I don't translate the validation. Okay. Quindi lei dice, rispetto a valore, quello con cui vorrei lavorare insieme a voi, su cui vorrei lavorare insieme a voi, è l'idea del valore culturale e come questo valore culturale possa essere da noi preservato, utilizzato, quindi in qualche modo non disperso. Come possiamo lavorare sul valore culturale? Okay, so I mean, my concern now is a practical concern. We have 30 minutes, but because we started late, I don't know if we can also finish late. And instead of finishing at 1, we finish at 1:30, and I jump into the new thing I'm about to explain, or not. I mean, this is for the streaming is the only problem, but for her, per voi, va bene. For you, sì, va bene se finiamo all'una e mezza. Okay. Yeah? Okay. 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 Okay, so now, in order to understand this whole thing about value, removing value, and giving value to things, I want to talk about this phenomena. This I'm going to use terminology that is academic, but don't worry, because we are going to break it into samples. So there is something in anthropology called acculturation phenomena. Okay, so in order to... per poter pensare a come si dà il valore culturale e a come si prende il valore culturale, cercherò di fornirvi degli esempi e utilizzerò della terminologia accademica. Non vi spaventate, perché questa terminologia accademica cercherò di minimizzarla, quindi di renderla praticamente in minimi termini. E partiamo da una parola che è accumulation. Acculturazione. Acculturación in Spanish, acculturation in English, in probably in Italian, acculturazione. Acculturazione. Yeah. Ok, acculturazione antropologica. Ok, so what does it mean, acculturazione? It's a process in which two different cultures have one encounter, and in this encounter, one culture that is theoretically stronger than the second takes over and removes culture or removes value from the second culture. Mm. Ok, quindi il fenomeno di cui stiamo parlando consiste nell'incontro di due culture, una più forte e una più debole. Quando queste due culture si incontrano, la cultura più forte cerca praticamente di integrare il valore culturale di quella più debole, e facendo così crea una perdita di quella più debole. Mm-hmm. This kind of acculturation phenomena, this kind of acculturazione, it happens again in the frame of colonialism.
Questo tipo di acculturazione, il fenomeno di acculturazione, succede generalmente durante il fenomeno del colonialismo, ossia nel momento in cui c'è un processo di colonizzazione. So within the context of this workshop we are going to believe that colonialism is not finished. We are still under the modus operandi or under the formula of colonialism and cultural colonialism. Ok, yeah. Quindi durante questo workshop quello che lei ci chiede di fare è di immaginare o di tenere a mente che il colonialismo non è finito e siamo ancora sotto l'effetto del colonialismo. In order sometimes to, when we live in the present, it's difficult for us to recognize the structures of power that are operating today. So what I'm going to do now is go back to the past and talk about something that happened back in 1890s. Okay. Quindi dice, generalmente quando noi viviamo nel presente ci risulta difficile capire quelle che sono le strutture di potere che agiscono sul momento che stiamo vivendo. Quindi per, diciamo, il finale obiettivo di parlare di acculturazione, quello che lei farà è parlare di un fenomeno che è accaduto nel 1890 nel 1890, in modo tale da avere come riferimento un esempio del passato che c'è più chiaro perché è cristallizzato nel passato. And then we will try to understand whether we can relate to this in the present. E una volta analizzato questo esempio del passato, cercheremo di capire come utilizzarlo per la lettura del presente. So I'm going to talk about the Inuits, which are the Eskimos, that live in the north of Canada, what is now, of course, Canada and Alaska, and so the states. You're familiar with Eskimo, no? In Italian, how yes, yeah. Eskimesi. Quindi l'esempio che lei adesso ci fornirà è quello degli Inuits, che sono un gruppo di eschimesi che vive nel nord del Canada. So, back in these days, these people were culturally active in the sense that they were self-efficient. They didn't need it was an entire civilization. They could totally live in their medium. They could totally provide themselves with the basics like food and outfit, you know, dressing and, mm-hmm. and protection. And they had started the first contact with the newcomers, no, the white man. When was this exactly? Back in the, well, it started gradually, but I mean, in different parts, this specific sample started back in 1890. I mean, so before not the 1890? Not the encounter, but what's gonna, what I'm okay, about so to before tell, the, yeah. What you said now is before the 1890, yeah, right? Yeah, I mean, okay. They were still self-efficient. Quindi dice, fino al 1890, in realtà, questa comunità era una comunità totalmente autonoma. Producevano i loro vestiti, si occupavano del loro cibo, riuscivano a comunicare tra di loro, erano totalmente self-efficient, non so, autosufficienti, fino a quando, nel momento in cui lei adesso ci sta per descrivere la nuova situazione, è iniziato gradualmente l'arrivo di quello che loro chiamano white man, l'uomo bianco. So again, in one of these kind of encounter was a cultural encounter in the sense like the white man decided that they could help these people providing them with culture. Again, culture in a very strange manner. So what they did was they opened these schools in order to provide them with culture. Quindi una delle prime operazioni che l'uomo bianco ha messo in atto nel momento in cui c'è stato questo incontro con gli eschimesi è stato pensare che cos'è che gli potevano dare. La prima cosa che gli è venuta in mente è cultura. Quindi hanno aperto delle scuole dove gli eschimesi potessero recarsi per arricchirsi della cultura, logicamente la cultura dell'uomo bianco. So in these schools, these kids will learn how to read, how to write in English and French, and they will start learning facts that at this moment were not important for them, like geographical locations, maps. They never encounter what is a map, you know, like written books. I mean, like the los aparatos, no, of this other kind of culture within the schooling.
Ok, quindi dice per esempio quando ho iniziato a partecipare alle lezioni a scuola imparavano l'inglese, il francese piuttosto che la geografia, venivano messi di fronte degli strumenti come una mappa che loro non conoscevano, alla lettura della posizione di determinati luoghi geografici che probabilmente per loro non era assolutamente importante. So the thing is these first kids were removed from their families and they were adjusted to the scholar calendar. So the Eskimos had their own calendar, the calendar that revolves around their fishing habits. So when it's time to fish, when it's time to configure your clothes, they have a different calendar. And then they had the scholar calendars. Mm-hmm. And both calendars were totally incompatible. Mm-hmm. Quindi la prima cosa che è successa è che questi bambini sono stati rimossi dalle loro famiglie perché dovevano seguire il calendario scolastico. Ora, gli eschimesi hanno un loro calendario, un calendario ben preciso, che ha a che vedere con l'operazione della pesca, quindi quando loro riescono a provvedere al cibo, il cambio degli abiti, quindi quando loro fanno i vestiti. E all'improvviso dovevano seguire non solo il loro calendario, il calendario eschimese delle loro operazioni, ma il calendario scolastico, che lavorava parallelamente a quello che loro già stavano seguendo e che non era assolutamente compatibile con le operazioni che loro stavano svolgendo. So the kids were forced sometimes to not to be in contact with their families. They were removed from their families and they were taken into these boarding schools. Then they were asked to dress in this way, you know, in the Canadian or like European, whatever we want to call it, way. And to learn these super interesting cultural facts about, like, when the, I don't know, like the first, I don't know, like Latin, I don't, whatever, you know, like any of the facts that you learn in a school, and they're totally alienated to their particular culture. Quindi ai bambini veniva richiesto di recarsi in questo edificio che era la scuola, di indossare questi vestiti che avete visto nella fotografia e di studiare fatti che non avevano assolutamente nessuna rilevanza né nessun tipo di aderenza con la loro storia personale, la loro comunità, che potevano essere legati ad altri paesi, che quindi erano in qualche modo lontani da quello che loro stavano vivendo. So these residential schools, who was behind these residential schools? It was the state and it was the churches. So the state and the churches are the ones who are working behind this cultural apparatus, no? The boarding schools. Quindi la prima cosa che Assunzione ci vuole segnalare era chi erano gli sponsor o i supporter, no, di queste scuole. Dietro queste scuole c'era lo Stato e la Chiesa. Yeah, and then again, I mean, the attendance was mandatory. Every kid was obliged to go to these schools. If they didn't go to the schools, they had a special police who will go to the villages and check that every single father have put their kids into this boarding school. Mm-hmm. La partecipazione era obbligatoria, quindi qualsiasi bambino che facesse parte della comunità doveva assolutamente recarsi alla scuola. Se il bambino non si recava alla scuola, un poliziotto andava a casa sua e lo prendeva da casa sua e lo portava a scuola. So again, like the content, I mean, what was told in these schools were again English, French, and then the Christianity as a new moral code. Mm-hmm. This is the, yeah. Quindi non solo si insegnava inglese e francese, ma si insegnava anche la cristianità, la religione, come un codice morale. And again, you know, like the kids were not only removed from their families, but the way in which they mediate their communication with their families had to be in English. So you could not talk to your mother tongue, you could not talk your national language, you could not write to your parents in any way. I mean, if you could only do it in English and in French, your parents will not be able to understand what these letters said by any means. Quindi dice un'altra regola era rispetto all'utilizzo del linguaggio, i bambini non erano autorizzati a parlare la loro lingua d'origine, dovevano parlare inglese o francese anche con i loro genitori. Se volevano scrivere una lettera, se volevano avere qualsiasi tipo di comunicazione, doveva essere solo ed esclusivamente in inglese e in francese, con il risultato che anche i genitori non potevano capire.
So the thing is, these kids were kept there in, as kids, that this is the most intense learning process. So when any of us, as a newborn or as a human being, whatever, you know, like, the first 10 or 12 years of our life is when we are, you know, we have the full equipment to get as much knowledge as we can. So this whole fraction of their lives was totally boycotted somehow by introducing all of this other information, all of this other culture, and in the same time blocking the way with their traditional culture. Quindi nell'attivazione di questo meccanismo relativo alla scuola, l'obiettivo o il risultato qual è stato anche? Quello di praticamente mantenerli distanti dalla loro cultura tradizionale, far sì che ci fosse un ostacolo rispetto al loro passato, di introdurli a una nuova cultura e che li distanziasse ancora di più con quello che era già presente sul loro territorio. Mm-hmm. So when these kids finally were set free from these like schools, they will go back to their home villages. And they will not know how to operate. Many of them will not any longer speak the language. Many of them did not know how to fish, how to make your own clothes, how to help your mother or how to help your father. They will be totally useless in their home culture. Mm-hmm. Quindi con il risultato che una volta rimossi dalle famiglie, una volta finito il percorso scolastico e ritornati a casa nei loro villaggi, i bambini, ormai vabbè, adolescenti, non sapevano più come interagire con quelle che erano le risorse locali, perché invece di imparare come si fanno i vestiti, come si può pescare, qual è il calendario eschimese, imparavano l'inglese, il francese e la cristianità, e queste sono conoscenze non applicabili a quello che era il contesto su cui dovevano lavorare. So these kids were left in this kind of like cultural limbo, because they could not relate anymore to the culture they came from, but in the same time they were not being accepted by the new culture because of racist like context, you know, like they were not being able to also be actively involved in the new culture, the culture of the white man, because they were considered inferior, or they were considered like undeveloped or whatever. So they were stuck in the middle. You know, they were stuck in this cultural limbo in which they have been acculturated. They have been empty from their original culture, and the new culture that was being put in their place was useless, and in the same time it was not functional enough to adapt to the new culture, the culture that is, you know, like having this predator attitude. Quindi dice, il risultato di tutto questo qual è? Un limbo culturale. Questi bambini si ritrovavano a non avere nessuna conoscenza rispetto al loro contesto e alle loro tradizioni, quindi a non poter operare nel loro spazio d'appartenenza. Allo stesso tempo non potevano neanche essere integrati nella nuova società che si stava installando, nel senso che comunque dall'uomo bianco loro venivano ancora ritenuti come degli esseri inferiori, che sì, avevano pure una cultura, ma che non potevano esercitare perché non erano degni di far parte della cultura dell'uomo bianco. Quindi in pratica questi bambini si ritrovavano in una situazione di limbo totale, in cui ciò che loro sapevano e conoscevano non era utilizzabile per nessuna cosa che li circondava. So, I mean, the outcome or the consequences of this acculturation phenomena, acculturazione, is the following. I mean, again, low esteem, not really having that much of a... I mean, you have nothing to hold on to. You know, you cannot relate to any of the two cultures. You can only relate to maybe your own colleagues, the one who went through the same process. And then again, you're ashamed of your back, of your background, and who you are, and you are incapable of adapt. So you are totally alienated, and you have a marginal position in the new culture, and a non-position in the old culture. Mm-hmm. Quindi adesso lei ci sta esponendo quali sono gli effetti della culturazione. Il primo effetto è mancanza di stima. Lo stima significa bassa stima, perché da una parte questi bambini non erano più capaci di relazionarsi con il loro contesto e non avevano neanche nessuno con cui condividere, se non quelle stesse persone con le quali erano andate a scuola.
quindi era un, diciamo, un contesto molto limitato e limitante per loro, e dall'altra parte non si sentivano neanche così forti da poter partecipare alla società che in qualche modo stava integrando la società eschimese, quindi la società canadese, e quindi si sentivano un senso di inferiorità grande e provavano vergogna per la loro provenienza. So why I'm telling you this story about the Eskimos at the end of the day? This perché vi sto raccontando la storia degli eschimesi? Because I would like to propose to think now together. I mean, if we can spot or if we can think about the acculturation phenomena happening within the rural context. Perché vi vorrei chiedere di ragionare sul processo di acculturazione che sta accadendo, che accade nel contesto rurale. I mean, within the project of the Chothas, the one we just saw, I started by mentioning already some examples of cultural, you know, acculturation phenomena within my village. You know, my father who takes the car from the house to the coffee place, my friend who buys this extravaganza bicycle to be in the house. Of course, the thing is, the situation in which we have now is a lot more difficult to identify because it has improved in efficiency. What do you mean? I mean, what I mean is like the cultural colonialism back in the days was very easy to identify because it was hard. It was like dictatorship. You kidnap the kids, you put them in the school. But now, nobody kidnap anybody. I mean. Che venga coperto. Ok. Quindi lei dice, vi vorrei invitare a pensare a quali sono i fenomeni che voi potete immaginare, gli effetti della acculturazione che sta accadendo qui nel rurale. Io vi ho già dati degli esempi, per esempio il padre che prende la macchina e va dalla casa al bar 100 metri con la macchina, piuttosto che l'amica che si è comprata la bicicletta invece di utilizzare la bicicletta nello spazio urbano, e soprattutto tenere bene in mente che mentre prima era facile capire qual era il processo di acculturazione, perché diciamo, l'effetto del colonialismo era lì davanti ai nostri occhi ed era brutale e agiva come una forza esterna che obbligava questi bambini a uscire dalle loro case e andare a scuola. Adesso, nascosto sotto l'idea di efficienza, in qualche modo tutti quelli che sono i vari meccanismi che arrivano da una cultura superiore, noi non riusciamo neanche più a notare effettivamente, perché scompaiono dentro a una routine di gesti, di cose che noi siamo, delle quali ci stiamo acculturizzando, che in qualche modo sono anche difficili da vedere. Yeah, so I mean, can we think in terms of acculturation within the rural context? Are we being subjected to some other forms of cultural conquer? You know, there is like, I mean. Possiamo pensare a forme di acculturazione nel contesto rurale? Potete darmi degli esempi di conquista culturale che voi potete notare all'interno di questo contesto? And now you have to answer the question. E adesso è il momento di rispondere alle domande. I have an example which was mentioned in the previous workshop of Luigi, because like he mentioned something like in Puglia they were producing like maybe 20 different kinds of tomatoes and like 15 different kinds of cereals, and because of the companies who were buying these tomatoes and these cereals for their production, they killed this culture because they were giving the farmers the seeds that they need for their for the specific tomato that they need because they want to produce this kind of tomato sauce or these kind of cereals to make the pasta, which really ended the production of the other kinds of tomato and cereals. Bisana ha fatto riferimento a un esempio che ci è stato fornito nel workshop precedente dall'artista Luigi Coppola, dove lui praticamente ci raccontava della situazione di trasformazione, soprattutto nella zona salentina, ma anche in questa zona, in cui il mercato ha imposto una serie di prodotti ai produttori. Quindi agricoltori che prima magari avevano varietà anche di pomodori o zone che avevano varietà di pomodori sono state obbligate ad acquistare dei semi per la produzione di un particolare esempio di pomodoro,
Luigi è andato addirittura nel dettaglio dicendoci che il pomodoro che sono stati forzati a produrre non era neanche funzionale rispetto alla zona, perché è un tipo di radice che ha bisogno più acqua in una zona che è più secca. Quindi ci ha fatto tutta una serie di esempi per pomodori e cereali che erano anche poco adattabili alla zona pugliese e che sono stati riprodotti qui perché il mercato ha voluto questo, perché servivano a una vendita di una quantità più grande o di un determinato tipo di prodotto. Quindi Bisan dice questi esempi che ci sono stati forniti sono probabilmente delle immagini chiare di un fenomeno di acculturazione, direi di normalizzazione proprio, che è dovuta anche al mercato, che ha colpito questa zona, questa regione. No, this is a fantastic example because there's two things that are already happening. First, these companies are thinking about the farmer only as a food producer, not as someone who generates knowledge, not as someone who has already their own seeds that they have developed through different generations. So first of all, you as a farmer, me as a farmer, whatever, we are reduced to our labor skills and how to make a potato, not how to make one. Assunzione dice, questo è un buonissimo esempio, prima di tutto perché ci fa capire che il mercato vede il contadino semplicemente come un produttore di cibo. Quindi tutto quello che fa parte invece del corollario di informazioni culturali che vengono dalla cultura campesina scompare, perché in qualche modo non è interessante per il mercato. Al mercato interessa solo ed esclusivamente che il contadino produca quello che gli serve. Dice Assunzione, dice, il contadino ha già dei suoi semi, ha già delle sue modalità, ha già una sua cultura magari da sviluppare sul terreno, ma al mercato questo non interessa e quindi così scompaiono le informazioni. È un'altra trasformazione che è stata molto massiva in questi anni, secondo me proprio le tecnologie che hanno cancellato l'agricoltura, no? I pannelli fotovoltaici, le paleoliche, secondo me quella è stata una trasformazione molto aggressiva, molto per l'agricoltura, per il paesaggio, per l'economia, per tutto, insomma, molto forte. Cioè, gli agricoltori stessi a un certo punto hanno come dimenticato una certa sapienza, un certo sapere, l'hanno completamente messo da parte in nome di un'idea di iperproduttività alla quale bisognava necessariamente rispondere. E dunque tutta quell'idea di varietà, di biodiversità, di tutto ciò che andava preservato, è stato totalmente dimenticato in nome di un'idea di ricchezza che andava necessariamente perseguita. E in parte credo che questo dipenda anche dal bombardamento dei media negli ultimi 20 anni. Immagino che anche in campagna ognuno avesse un po' una televisione, per cui è stato molto, molto invadente. Quindi, Angelica... in English, sorry. Angelica is actually underlining the fact that technology also had a very bad influence on agriculture. Possibly the fact that there was this massive arrival of the turbines or the solar panel created a different sort of investment. I suppose also because in order to install it, you don't use the field anymore for what you were using, but you installed this massive machine for the production of energy. So she said this, I think, has got an impact on the agricultural development. Yeah. Anna is saying that not just that, but also the fact that if you really have to respond to the demand of a mass production, which is continuous, and you also get involved in a society that is providing this message every day. She said, I imagine that even peasants have got a TV. Yeah. So in the TV, the message is mass production. Mm-hmm. Once you get there, you somehow assume that the request of the market in providing certain products and in mass production is okay, is right, mm-hmm. because this is what you are receiving. Exactly. No, these are perfect examples of acculturation, you know, how one set of beliefs get imposed and replaced in this other set of beliefs, no? I mean... E questo è un altro, per esempio, questo è un altro esempio dell'acculturazione, quando una serie di valori viene trasformata in un'altra serie di valori. So how can we, in a way, have strategies of resistance? No, maybe even strategies of resistance. I mean, just like, how can we conserve, how can we keep our set of values alive?
not in an impulsive way of trying to impose our values to other people, just again reversing the power struggle. Mm-hmm. But in the same time, how can we work as cultural agents in order to reinforce the existing values, for them not to be wiped out, you know? Dice, come possiamo cercare di generare una dinamica di resistenza? Soprattutto, come possiamo far sì che i nostri valori vengano protetti? Non magari per utilizzarli in maniera fascista, stavo dicendo. Aggressiva. Aggressiva. Aggressiva, e quindi imporli al resto delle persone, ma perlomeno per poterli tutelare e per far sì che abbiano, che possano ancora donare un'opzione, un'altra modalità anche di agire sul territorio. Come si fa? Yeah. Voglio fare un discorso un po' complicato e quindi lo faccio in italiano e chiederò un grande sforzo alla traduttrice. Perché il punto chiave è la partenza, ovvero acculturazione significa una cultura forte che mangia la cultura debole. Questo è sempre avvenuto nella storia dell'umanità, in ogni epoca storica e ad ogni latitudine. In Europa i greci hanno insegnato a tutta l'Europa l'architettura, la letteratura, la mitologia, coprendo con la loro cultura forte quelle altre che c'erano nel Mediterraneo. Aspetta, no, aspetta un attimo, perché se no non si capisce dove voglio arrivare. Ah, scusami, te l'ho detto che era complicato. Ok, so he's saying that first of all, what he's going to say is quite complicated, and he will ask a big effort to the translator, and that's why he's doing this in Italian. So the first thing he wants to depart from is the original concept that Asuncion shared with us, which is acculturation. He's saying there is a belief that is acculturation always happen in different societies and in different time in the world. One of the first examples he can provide is the acculturation of the Greek society towards the rest of Europe. The Greek society was a very, very strong society that provided the rest of Europe with notions about architecture, language, maths, literature, mythology. Successivamente c'è stato l'Impero Romano, che ha indubbiamente colonizzato, ha indubbiamente mangiato culture più piccole, ma ha insegnato a tutto il mondo alcune cose. Mi viene in mente gli acquedotti, che nessuno credo possa negare siano stati un fattore di sviluppo del mondo. Ha insegnato il diritto, tanto è vero che molte culture dell'epoca si sono lasciate colonizzare perché il diritto romano era un metodo efficace di organizzare la società, anche una società diversa dalla loro, perché non c'era solo l'esercito a tenere a bada i popoli enormi che l'Impero Romano ha conquistato, ma c'era anche, per esempio, il diritto e la grande capacità dei romani di organizzare la società. E poi devo dire un terzo passaggio, intanto faccio. So he said, like, the Greek society is one example, but the second example, for instance, can be the Roman Empire. The Roman Empire started little by little to conquer, like, smaller society. And it did it in different ways, but it was above all because it was donating or providing things that these societies didn't have. He's making examples, material examples, like the aqueductum. So the providing water that can be stored or can be, you know, like, distributed in the society, or the law. The fact that it was an example of a society that was not run uniquely only by the army, but by laws. So he said the fact that
this society, the smaller society, somehow accepted quite easily to be colonized by the Roman Empire, because they saw in this Roman law an example that could be a good example to follow, so it could improve their own society. So they would, you know, they wouldn't even put that much resistance in being integrated in this other society. Okay? Non voglio fare tutta la storia dell'umanità, però qui è stato citato il pomodoro di una persona che giustamente difende i semi locali del pomodoro, ma il pomodoro è frutto della colonizzazione americana, perché non c'era prima. Allora, se il mondo dovesse essere statico, noi dovremmo rifiutare il pomodoro come coltivazione pugliese, perché viene dall'America. Allora, chiudo perché voglio ritornare alla domanda di partenza. Il fatto che una cultura forte mangi una cultura debole è, primo, inevitabile, secondo, probabilmente anche utile. Quello che devono fare le culture deboli per non essere mangiate ed essere e salvaguardarsi, se hanno dei valori che meritano di essere salvaguardati, è di diventare cultura forte. Quindi, se il problema rurale oggi è di difendere, giustamente, perché io lo so benissimo che i piccoli produttori locali oggi sono in difficoltà perché rischiano ogni giorno di essere soppressi dalle multinazionali, dagli OGM e da tutto ciò che è negativo per lo sviluppo rurale, per la salute dell'uomo, però non c'è altro sistema che diventare una cultura forte, magari piccola, localizzata, ma forte, altrimenti il processo è inevitabile. Allora dobbiamo studiare i metodi non di resistere alle culture forti, perché o sono vincenti o sono valide, oppure più valida la nostra, e allora dobbiamo farla diventare forte noi. So first of all he said that he wants to go back also to the example of the tomatoes, because the tomatoes itself is an example for him, is already an example of acculturation, because the tomatoes is not a product from here. The tomato is from the US. So he says, I understand why this person, Luigi, is trying to provide examples about how to protect the seeds of the local tomatoes, but to begin with, the local tomatoes doesn't exist because the tomatoes is not local. So, assuming that, and assuming that this sort of dynamic of acculturation is already embedded in our society and there is nothing we can do about that, it would go back to the idea that you were developing about the weak society integrated in the strong society, and thinking that this is inevitable, mm-hmm. and saying that in reality there is the solution is not to be resistance towards the strong power, but is to try to become a strong power. So the result shouldn't be that the weak should fear the strong power, but that the weak should be transformed in a strong power. Because basically this is just like naturally the event that is going to happen. And if your weak culture can be strong enough to try to become a stronger culture, then this phenomenon shouldn't happen in the first place. And they said, I'm aware of how difficult it is to be a local producer and to try to defend their products and to struggle with the market requests. But at the same time, I don't think that the answer to this problem is just to refuse and resist. First thing, probably we can start is like there are many cultural relationships and they are not all acculturation. I mean, one acculturation is only about cannibalism, but there are many, many other ways in which cultures can benefit each other by sharing. You know, there's things called the fusion, the mestizaje. I mean, the ideas that I'm trying to bring here have nothing to do with a fascist understanding of culture and this is the way we are, we have to keep it this way. Yeah. No, it's about different ways in which culture can interact that is not a power struggle.
cultures benefit from each other inventions, but not by imposition and not by thinking I am the strong, you are the weak. Allora dice, la prima cosa da evidenziare è che non tutti i fenomeni che noi possiamo notare intorno a noi sono fenomeni di acculturazione. Ci sono anche dei fenomeni, lei li ha chiamati del meticcio, ossia quando ci sono delle culture che si mescolano e che prendono una dall'altra, quello non è un fenomeno di acculturazione. L'importante quindi è poter crescere insieme, far sì che la cultura si possa arricchire di tutti gli esempi che vengono da ogni dove. Quello che lei vede come un problema è il cannibalismo, ossia se c'è una cultura più forte che per poter riaffermare la propria potenza culturale, quello che fa è mangiare la cultura più debole, non c'è una mescla, non c'è una mescolanza, ma quello che c'è è semplicemente il dominio di una delle due culture, della cultura più forte. Quindi lei sta facendo una giusta distinzione tra acculturazione e meticismo, non so come si può chiamare. Meticciato. No, il fenomeno. Contaminazione. Tra contaminazione e acculturazione. We can come back to your example of the empire, the Roman Empire. So one way of thinking is like, okay, yeah, I mean, the Roman Empire provided these other minor cultures with this instrument, which is the aqueduct. And the aqueduct is super positive and they should be thankful and they, because it's great and fantastic. We really cannot access how these people at that time felt about the aqueduct. If they really benefited from this technology or they didn't. And we can think in the same of a current situation. Now we have these turbines. No, mm-hmm. Esmoe, what is the name of this turbine? Le pane. Yeah, the... Paneoliche. Paneoliche. And then this company can say, you guys, how can you not accept the paneoliche from me if it's such a great invention and it's going to help you all to make money out of the wind? Mm. And blah, blah, blah. We are not hearing how the people from the place feel. Maybe they don't want to have this paneolic because in that field they have other plants. Mm-hmm. You know what I mean? So again, we come back to when is about like a fair exchange of ideas and encounter. It's not about being in contact with the, you know, I mean, humanity is and culture and civilization is about all sharing of information, polluting each other and contamination. But when it can happen in a fair way or mm-hmm. when it's imposed, you know? Allora, prima di tutto Assunzione dice, torniamo all'esempio dell'impero romano. Prima di tutto stiamo prendendo per assodato che fornire un'altra società con un acquedotto sia necessariamente positivo. Magari la società che viene fornita con l'acquedotto non ne giova e quindi non lo trova un fenomeno positivo. Se facessimo lo stesso esempio rispetto a un mezzo che viene adesso fornito alla società locale qui nel nostro territorio, le pale, con le pale eoliche. Qualcuno viene da te e ti dice, ti do dei soldi, ti installo la pale eolica, è tutto bellissimo, buonissimo per te, la società, siamo tutti felici e non pensa neanche, la prima domanda dovrebbe essere, tu al momento, con questo appezzamento di terra, che ci stai facendo? Così cerchiamo di discutere, semplicemente fornire un messaggio, che è un messaggio capitalista, sorry I'm adding things, che è quello, ti do dei soldi e questa è una buona operazione e quindi mettiamo le pale. Quindi quello che Assunzione sta cercando di dire attraverso questo esempio è che la prima cosa che bisognerebbe considerare è che non tutti i fenomeni in cui una cultura sta fornendo un mezzo, un metodo, un oggetto, sono di per sé positivi e di per sé portano a una crescita di un luogo. Correct? Yeah. Can I add something actually? Yeah. I will do in Italian first and maybe in English or okay. Secondo me, cioè, il primo fenomeno di acculturazione sta proprio anche in questa nozione che noi abbiamo che la società greca ha dato la cultura a tutto il Mediterraneo, per esempio. Perché chi fa i libri di testo li fa scrivendo una narrativa che è una narrativa mainstream, è una narrativa del globale, che deve sicuramente dare lustro a determinati posti, a determinate, no? E che soprattutto ci deve indicare dov'è che sta il buono e dov'è che sta il cattivo. Nel momento in cui invece noi
esploriamo al di là della narrativa di un testo scolastico, ci rendiamo conto che la cultura greca è sì rilevante, ma ci sono altre culture che hanno contribuito alla crescita del Mediterraneo e che non sono state valutate o scarsamente valutate. Quindi l'obiettivo sarebbe adesso capire come, e scusate non l'ho tradotto prima, ma questa era la frase conclusiva anche di Assunción, come davvero valutare e come dare valore a quelle idee che esistono e che in qualche modo vengono oppresse da questi poteri forti che fanno sì che determinate culture scompaiano, come può succedere nella narrativa rispetto alla cultura araba. La nostra conoscenza matematica, anche territoriale pugliese, non viene dalla Grecia. Cioè, e poi soprattutto ci sono delle nozioni territoriali e geopolitiche legate alla Grecia, all'Italia, a saperi e conoscenze, dove noi parliamo d'Italia, quando tante volte, se prendiamo la nozione di Italia e poi vediamo la timeline dell'Italia, il tempo, ci rendiamo conto che l'Italia non esiste prima del 1895, sbaglio sempre la data, giusto? Quindi prima di allora questa bell'Italia non esisteva. Cioè, ci dovrebbe essere una ridiscussione di tutto. Quando ci chiediamo di dov'è Cristoforo Colombo, Cristoforo Colombo non può essere italiano, perché quando c'era Cristoforo Colombo l'Italia non c'era. Ok, I will translate now for you. So I'm just saying that even in what it was providing, I don't know il suo nome? Massimo. Massimo was providing as an example about the Greek society. I believe that this is one of the first things that should make us realize acculturation. Acculturation that is coming for school. We get our book, and in the book it says that Greece gave culture to the rest of Mediterranean. But this is absolutely not true. Because if you look back in all has been promoted, distributed on a cultural level in the Mediterranean, there are cultures that are coming from the Middle East, from the Arab culture, that most of the time we are not evaluating as much as we do with the Greek culture. Just because whoever wrote the text needs, of course, to create a narrative in which he's explaining for the kids, for the teenagers, the good and the bad. And it's very bad that something is coming from a culture that we don't like. So Greek is much better than say that it's coming from another place. So I was just saying this because we should try to reconstruct all the narrative in order to give some access to the narratives that disappeared in these contingencies of the cultural sovereignty. Because this is the reality that even, like, for us, we try to appeal to certain sort of news like Cristoforo Colombo is Italian in a moment in which Italy was not even existing. It was not a country. So we are fighting against these ideas of the national belonging and the territorial knowledge, while in reality these are fake. These have been reproduced in order for someone to get advantage of that narrative, the mainstream narrative. Yeah, and all this can only happen also assuming something that is very dangerous. That means that when, like Greece, I mean, thinking like Greece, okay, gave culture to the entire Europe, this can only happen if we think that there was no culture previous to Greek. And when the Greek or whatever go to this other territory, these people were transparent, invisible, they were not doing, they had no clothes, they have no language, they have no ideas, they had, you know, so again, when we move into the example of the countryside, when this kind of like cannibal relationship can take place, it's just by assuming that there's nothing in the countryside. Mm-hmm. If we think even in the way, when we talk about giving directions to someone, mm-hmm. this is in the middle of nowhere. Or once there's no houses, you said there's nothing. What do you mean there's nothing? If there's nothing, there's no floor to stand, there's no air to breathe. You know what I mean? When you refer about this, so it's about referring to the rural or referring to these other cultures as non-existent, as nothingness. It's by not identifying what is already existing. Mm-hmm. Okay, quindi... Assunzione dice, nel momento stesso in cui noi prendiamo per buono che la cultura greca ha istruito il Mediterraneo, ha dato delle informazioni, ci ha arricchito con il suo sapere, stiamo anche prendendo per buono che lì dove la cultura greca è arrivata non c'era niente. Ossia queste persone erano lì totalmente vergini, pronte all'ascolto, a catturare le informazioni dei greci e a riprodurle. Questo non è possibile, perché sicuramente qualcosa prima c'era
E quindi non stiamo valutando tutto quello che quei territori e quelle comunità avevano già creato, avevano già prodotto. Lo stesso può, un altro esempio può essere quando diamo delle indicazioni. Se ci troviamo in un posto dove non c'è nulla, e la prima cosa che noi cerchiamo di dire è non c'è nulla, è una falsa informazione, perché in realtà siamo in un posto dove c'è una terra, siamo con i nostri piedi sulla terra, stiamo respirando. Quindi anche le coordinate, diciamo, della situazione che una persona sta cercando di esporre sono sbagliate nel momento in cui si dice non c'è nulla. È impossibile che non ci sia nulla, c'è sempre qualcosa. Che questo qualcosa siano delle persone o che sia la terra, questo qualcosa già esisteva, era lì, e quindi non può essere che è totalmente vergine e non ha vissuto niente prima dell'arrivo dei greci. Non volevo fare il caso della Grecia adesso, poverini. No, I'm just thinking that maybe it's the very idea of weak and strong that should be resolved. Totally. And because we have a certain framework in our mind that we apply, that helps us apply values of strength and weakness to places, people, communities and cultures. So it's this very dichotomy that should be rethought and completely subverted, because of course we have in mind a specific frame, which is our Western frame, which is the capitalist frame that make us think that there is the strong that imposes itself and the weak that is destined to absorb. And I think that is something similar to what happens with the phenomenon of migration. Like in Italy, for example, there is this idea, now it's very recent in Italy. I'm sure that in other countries, also in Spain, it must be much more old and... there is this whole thing, this whole debate on integration. We should integrate the migrant. So what does it mean to integrate the migrant? Are you creating this narrative of Italy as an hospitable country to the extent in which Italy absorbs a specific culture and imposes its own hierarchy, so that once the migrant becomes more Italian, it can be it, or she can be acceptable. So there is this whole debate on the idea of integration or interaction, but it's still very very young. And of course, the way we manage to think about otherness is still very much related to the idea of integrating and absorbing. Maybe we can tell in Italian. Ok, quello che Anna ha cercato di spiegare è che prima di tutto forse dovremmo ridiscutere le parole, perché il significato della parola forte e debole ha per noi un significato già precostituito che forse non funziona bene, forse è lì che sta il problema. E sicuramente è riferito a una conoscenza che è una conoscenza occidentale, che ci ha dato tutta una serie di valori, di informazioni, quindi per cui c'è un forte e c'è un debole. Poi Anna ha anche aggiunto, se noi utilizziamo questa nozione, per esempio, dell'idea non di acculturazione ma di integrazione rispetto alla situazione che stiamo vivendo al momento sul territorio italiano, pensando ai migranti, ai newcomers, ai... come i migranti, no? Sì, ai migranti. Quest'idea che loro devono essere integrati nella società italiana, il che significa che in qualche modo c'è un'appropriazione da parte della società italiana di queste persone che vengono da un'altra cultura, e da parte di queste persone che vengono da un'altra cultura diventare in qualche modo più italiani, questo permetterebbe una coabitazione ma soprattutto un'integrazione più semplice e facile. Quindi quello che Anna si chiedeva è proprio questo quello a cui stiamo cercando di mirare, cioè che cosa significa l'integrazione? Anche l'integrazione è una parola sbagliata. Right, I said everything? Ok. But I wanted to add something as well. I don't know if it's... I will do it in English. Yeah. No, because I think that there is a whole problem of terminology.
that's for sure. One of the main problems stands, I would add more terms to this, is global and global and local. Mm-hmm. So the idea of a global and the local that gets integrated, as the global is the stronger mm-hmm. and the local is the weaker. Mm-hmm. But then there is another problem. Who is the global in reality? Yeah. Because okay. global should mean that the globe is all included, mm-hmm. while in reality the global is just certain cultures, mm-hmm. certain specific powers that mm-hmm. are part of the global. Now, Bruno Latour, which is a French... he is actually saying that there is no global without local and the other way around. So the local is part of the global. They are both together creating a glocal. I don't like the word glocal, to be honest, but it's just to give a sense of this, because I want to go back to what Massimo was saying. I mean, it's a good thing to try to re-empower the weak mm-hmm. or the local. It's not per se a bad thing. It's mm-hmm. a good thing. Mm-hmm. I don't think that the aim should be to become the stronger. The mm-hmm. aim should just try to be to find a feasible solution in which the local doesn't disappear. Mm-hmm. The final aim is not about being the stronger or the strong. Yeah. Okay, I will retranslate mm-hmm. this. Ho aggiunto qualcosa a quello che ha detto Anna e soprattutto volevo aggiungere delle parole, quindi questa terminologia. E le parole sono globale, locale e glocale. Prima di tutto perché c'è sempre un problema di parole e significati. Noi diamo alla parola globale il significato di qualcosa che ha a che vedere col globo, ma in realtà globale non significa quello, perché al globale ci partecipano in pochi. Il globale è fatto di superpowers, è fatto dello strapotere di qualcuno, non siamo noi. L'obiettivo non è per il locale di diventare il globale. Bruno Latour dice che il globale non c'è senza locale e viceversa. Quindi facciamo già parte del globale, in realtà, no? Sotto questa definizione. Il problema è non far scomparire il locale. Quindi l'obiettivo, rispetto a quello che dicevi tu, Massimo, non è semplicemente accontentarsi e far finta che... non dovremmo voler diventare i più forti o i forti, ma perlomeno cercare di non perdere quello che siamo. Sull'obiettivo di dove sta poi il gioco forza che si crea, questa è un'altra discussione. Per non perdere devi essere forte. No, forte vuol dire con l'esercito, può voler dire anche con l'esercito se ti invadono, ma può anche voler dire culturalmente, può voler dire unitarietà di popolo. Se non sei forte non sei niente. Ma no, forte vuol dire... So Massimo is saying that no matter what, it's important that we should be strong, because by being strong is the only way we wouldn't disappear. So, a farsi assoggettare in alcun modo, né militarmente, né economicamente e né culturalmente, perché loro la loro cultura ce l'avevano, è alta, mm-hmm. e l'hanno difesa come hanno potuto. Mm-hmm. Se un popolo, una comunità, piccola, grande che sia, non ce l'ha, perde. Mm-hmm. Okay, so what he's actually saying is saying that he wants to be clear about what it means by strong, to be strong. So we have a great example in history, which is the Indians of America I'm talking about. So it said no matter what, that was a very strong society, and they tried to stand on their feet and to resist. It didn't work in the sense that they were defeated. But nevertheless, even were killed and they disappeared as a community, mm-hmm. They still exist, and there are people that are fighting for their rights. Mm-hmm. So that meant, or that means right nowadays, that they are very strong. Mm-hmm. They are still strong. Mm-hmm. So this is what Massimo means by being strong, like in a sense that you have very clear how to defend your culture, mm-hmm. even though you get defeated and even though you may disappear as a community. Mm-hmm. Yeah.
I think the whole idea of the terminology of weak and strong can only be understood if we understand the relationship that we have is a violent one. When we can locate that something is strong and something is weak, when we have a violent encounter. Any kind of cultural encounter that is not violent, it will not position anybody as the strong and anybody as the weak. So I think the whole point is not to use the terminology of strong and weak, is try to negotiate a different relationship that is not a violent one. Why the cultural encounter needs to be violent. So in terms of cultural practices, can we think about cultural practices that are not violent and in the same time give value and make us stronger? Ok, quindi dice una delle prime cose che potrei suggerire per identificare quando effettivamente ci stiamo ritrovando di fronte a questo processo di acculturazione sarebbe rispetto all'idea di violenza, ossia quando l'incontro tra due fattori, piuttosto che determinare chi è il debole o chi è il più forte, o utilizzare la terminologia debole e forte, quando questi due fattori si incontrano, se c'è uno scontro violento, allora logicamente significa che ci stiamo trovando di fronte a uno scambio culturale non positivo, perché c'è violenza. Quindi dice questo potrebbe essere un parametro da utilizzare per identificare quelle situazioni in cui effettivamente non è sano, non c'è uno scambio sano. That was it or something else? I think so. But I don't really agree with you, just because by saying this you are contradicting yourself in the sense that you just said that thanks to the efficiency, or the idea of efficiency, there are certain things that are very subtle. So you wouldn't notice that. Mm-hmm. So it's not violent. You don't perceive it. No. It depends on what we understand by violent. Okay, let me translate it. Okay, ho appena detto... ho appena detto che dopo aver finito di tradurre non sono proprio totalmente d'accordo con l'idea di utilizzare lo scontro violento come un parametro per quella che potrebbe essere la culturazione culturale o la definizione tra debole e forte, perché in realtà dicendo questo lei si sta dal mio punto di vista si stava contraddicendo, ossia ci aveva appena detto che sotto il velo dell'efficienza ci sono tutta una serie di fenomeni, no, di acculturazione che avvengono senza che neanche ce ne rendiamo conto, se poi invece ci dice per identificarli utilizza il parametro della violenza, io non l'ho capito, e lei ha risposto, dipende da che cosa tu definisci per violenza. Yeah. What I would like to define as violent is when the relationship is of dominance and not of conviviality. So any relationship, it doesn't need to be guns and straightforward violence, but any relationship that involves the dominance of one over the other and not the conviviality of both is a violent encounter. Mm-hmm. You mean like the cohabitation? No. I mean conviviality, like... Conviviality in the sense of harmony? Yeah. Okay. Conviviality in the terms of living together, not having one or the other, not having to choose black or white, whatever. You know what I mean? Dice, logicamente dipende molto da quella che è la definizione che vogliamo dare di violenza. Dice, dal mio punto di vista non mi sto riferendo a essere un soggetto armato che ti impone qualcosa, ma semplicemente se c'è un incontro tra due fattori e c'è un fenomeno di dominazione da parte di uno dei due, quello è una violenza. Quindi dice, invece nel momento in cui ci sono due entità che si ritrovano e che convivono, lei ha utilizzato la parola convivialità, quindi c'è un incontro conviviale tra queste due entità, in quel caso non c'è una dominazione di uno dei due, ma c'è la coabitazione dei due insieme, e quindi quello sarebbe un fenomeno sano di scambio culturale. So now is like how do we identify this non-clear violence? How do we identify this phenomena of cultural dominations that is not happening by somebody kidnapping our kids and putting them in a boarding school? Mm-hmm. You know, that it happens in another forms, but again, in a form of dominance. And how can we recognize it in ourselves? Mm-hmm. I mean, when we are being culturally dominated, you know what I mean? Quindi dice, come quindi, dopo aver detto tutto questo, come possiamo cercare di valutare quelli che sono i fenomeni in cui
anche senza una totale violenza, c'è stato un fenomeno di acculturazione che voi potete notare, e come quindi questo è stato operato all'interno del vostro contesto, e come noi possiamo ancora cercare di essere noi stessi nonostante ci sia un'operazione di dominazione da parte di un fenomeno, un'altra cultura. Dice, certamente non abbiamo più un esempio diretto e visibile come quello dei bambini che vengono presi dalla famiglia e portati in una scuola. Lei dice, sono esempi più sottili, ma quali potreste condividere con noi? Yeah. So, I mean, if you want, we can leave it here for now. And then after the break, when we come back at 3, I'm going to tell you about a different project that in a way is going to relate to this acculturation phenomena and how to identify it and how to, I mean, yeah? Dice, se vi va, lasciamo adesso la discussione dov'è e ci pensate. Alle 3, quando ritorniamo, vi presenterò un altro progetto dove ci saranno altri esempi evidenti del processo di acculturazione. But in this break you cannot take holidays. You have to be. Ma durante il break, durante la pausa, non potete andare in vacanza, dovete pensare. And me too, I have a lot of homework with your comments. E anch'io. Grazie mille. Grazie.